un'assemblea senz'altro molto importante, anche perché cade in un momento particolare dove anche il movimento della cooperazione evidentemente vive di tutte le tensioni internazionali, geopolitiche ma anche economiche. Quindi è stata un'assemblea importante, è stata molto partecipata sia da cooperative, quindi da soci e soci, sia da persone invitate, persone importanti. Avevamo il presidente della provincia, il vicepresidente della provincia autonoma di Trento, una serie di autorità. Il tratto distintivo dell'accordo sottoscritto oggi tra il presidente Fugatti e il presidente Simoni è certamente quello di ricucire, rilanciare un rapporto di collaborazione storico tra il mondo della cooperazione e la nostra provincia autonoma su tanti fronti e in tanti ambiti che interessano le nostre cooperative. Siamo certi che con una lettura attenta di tutti i passaggi del protocollo tante nostre socie, tante nostre cooperative troveranno importanti risposte, alcune già attuali, altre in via di costruzione, per le problematiche che negli scorsi mesi ci sono state sottoposte. Abbiamo tante potenzialità da mettere a disposizione del territorio trentino, della comunità trentina, che poi andranno ovviamente concretizzate andando avanti.